Bentornati amici su GameCube Channel, qui è sempre il vostro PiffMage che vi parla e come promesso eccoci alla nostra doppia operazione, o meglio il trapianto di entrambi i reni. Come potete vedere non ho ancora provato le varie operazioni, così le scopriremo insieme per così dire. E tutta la capacità nell'operare il povero Bob sarà in presa diretta, senza trucchi, senza inganni. Detto questo, passiamo direttamente al nostro tavolo operatorio. Ok. E che Dio ce la mandi buona. Ok, vediamo un pochettino cosa ci aspetta. Tanto leviamo questo aggeggio. Ok. Ah, come potete notare, stavolta stiamo operando giustamente nella zona del ventre. Quindi meno costo le ossa in mezzo alle scatole, più lavoro di bisturi. In ogni caso, noi, per non sbagliare, vediamo di eliminare un po' di ossa a prescindere, perché è tanto divertente. Ah. Quindi ci servirà questo. No, non cade. Vieni qui. Oh. No. Guai. Vieni qui. Bravissimo, a babbo. Vediamo se l'esperienza passata ci ha insegnato qualcosa. Piano piano. Dai, dai. Oh, perfetto. Un pochino qui. Non sull'intestino, magari. Bene. Direi che così può bastare per lavorare in tranquillità, se riusciamo a spezzare lo sterno. Andiamo avanti. Tagliati, su. Ancora un pochettino. No, non sulla trippa. Bene. Non lo fare a pezzi. Perché fai tutto questo? Benissimo. Questo non ci serve più. Aria. Benissimo. Tutto rimuoviamo un pochettino di... Anzi, no. Per prima cosa, siringa verde. Che... Tu hai già rotto le scrutiniele. Vola. Abbiamo siringa verde perché si sta dissanguando. No, becca. Perfetto. Si lavora meglio quando il tizio non sanguina come un maiale al macello. Benissimo. Vediamo un pochettino cosa possiamo adoperare adesso. Bel bisturi, sì. Perché per arrivare ai reni bisognerà eliminare un pochettino coratella e zimi. Bene, bene. No, no, vai. Show, non ne servono due, ne servono due. Innanzitutto vediamo dove sembra possibile tagliare. Iniziamo dal grosso, si vede un accidente così. Oh, perfetto. No, meglio così. Andiamo qua, non sull'osso magari. Poi giù, perfetto. Taglia. No. Non taglia. Compenso questo ha ripreso a sanguinare. Mala sorte. Vabbè, vediamo se questo taglia da qua. Oh, perfetto. Intestino tenue. Diamoci un taglio con l'intestino tenue. Vediamo il resto, dove lo possiamo segare. Boh, io non ne ho la più pallida idea. Proviamo a mollare il nostro... Anzi no, facciamo una cosa più divertente. Così. Vediamo. A questa è tagliata, manca da questa. Tagliati, da qualche parte dovrai pur cedere. Tagliati. Bene. Questo lo lasciamo un attimo qua, che ci può servire dopo. Vediamo se riusciamo a rimuovere qualche pezzo di queste allegre frattaglie. No, ancora no. Perché non capisco dov'è che vada tagliato questo aggeggio. Ah, forse lì giù, che sembra un po' infiammato, quindi recuperiamo, ho detto, recuperiamo il nostro fido bisturi e vediamo se ci ho visto giusto. No. Allora, stringi bene. Ecco. No, non ci arrivo. Ops.
Non l'ho preso bene. Arrivo, ci arrivo? No? Sì, così ci arrivo. E vai, avevo ragione. Troppo, sono troppo forte. Dottor House, chi di sei? Non sei nessuno. No, 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 non t'azzardare a cadere dentro a sto poveraccio. Quindi quello è tagliato, vediamo se riusciamo a svellerlo. Ci deve essere qualche altro pezzo da tagliare, il punto è che non capisco dove. Andiamo a prendere da sotto. Ah, intanto diamo un'altra passatina di verde. Se sei in dubbio, usa la droga. Ecco qua. A posto. Quindi riprendiamo il nostro bisturi e vediamo se riusciamo a capire dove malasorte è che questo qui va tagliato. Ops. No! Oh, il block notice, dammi il bisturi! Ecco. Perfetto. Vediamo, vediamo. Quindi qua sembra rosso, magari che sia un indicatore di dove devo squartarlo. No, non ti incastrare. No. No. Sembra di giocare all'allegro chirurgo qua. Oh, fantastico. Questo ci servirà dopo. Tanto eliminiamo questo. Che dopo ce lo facciamo al, in cosa? Al barbecue. Buonissimo. Toh, reggi un attimo. Anzi, visto che lo fanno tutti, perché non farlo anche noi? Toh. Senti che buono, saporito, lavalo. Oddio, se l'è mangiato. Se l'è mangiato. Non era cotto, ti fa male. Vabbè, tanto, fegato. Il fegato. Sì. Questo l'ha visitato ieri il primario, ha detto che il fegato è una latina, è salita poi l'emoglobina. E chi ha orecchie per intendere intendo, soprattutto chi riesce a capire la dotta citazione. Anche se è molto localizzata. Voilà. Qua. Ho detto dammi qua, obbedisci. Perfetto. Quindi cosa possiamo tagliare? Vediamo se l'imboccatura dello stomaco è... Perfetto. Noi chi ci ammazza? Chi ci ammazza noi? Benissimo. Prendiamo questo. E... Toh, tienilo in caldo. C'è ancora altro? Sì, 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 c'è altro. Buono questo. Che buonissimo. Bene, intanto un'altra passatina di verde. Che oggi ce la giochiamo per fare le cose fatte bene senza... Beh, basta. Ok. Senza dissanguare troppo sto poveraccio, se ci riusciamo. Specialmente se riusciamo a farla alla prima. Così non vi faccio perdere ulteriore tempo. Vi dimostro quanto sono pro, tra l'altro. Sì, sai quanto cazzo gli era anche lo stomaco. Facciamogli un bel bypass gastrico. Perché? Molla sto cazzo di block notes. Ok. No, 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 no. Giù, giù. E ti pareva che non finiva sul martello. Non mi servi, vai via. Sciò. Lira, vola block notes verso la libertà. Ti sto odiando. Ok. Vieni qui. No, no, no. Vieni qui. Vieni a babbo. Vieni. No, 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 no. Vieni a babbo. Che è questo bisturi mi odia? Ti sto usando con tanta maestria. Vabbè. Riusciamo a... Vabbè. Sì, stiamo spaccando le ossa col bisturi, signori. Perfetto. Tanto questo non ti serve adesso. Tanto non abbiamo ancora perso l'orologio. Notare l'abilità. Olè. Vedi, quando uno è troppo forte, c'è niente da fare. Riuscissi a togliergli il fegato, sarebbe interessante. Molla, molla, io, dammi il fegato. Toh.
Perfetto. Ora non resta che taglia. Dove visto? Oh, eccolo qua. Vieni. Non resta che tagliare i pipiolini, termine tecnico. Un po'. No. Forse qui? No. Stiamo ammazzando, mi sa. Potrebbe essere da qui. No. No. Oh, perfetto. Tagliato? Sembrerebbe di sì. Bene. Tanto un'altra passata di verde. Oh, perfetto. No, no, no! Oh, e adesso? Vabbè. Facciamo finta che sia sempre stata lì. Almeno così non piscia sangue. Questi li teniamo buoni qui. Che dopo chiediamo al buon EA se conosce qualcuno a cui servono. Si sa mai. Sono sempre buoni, un paio di mila euro. Sennò qua, con Italia la sanità, come si fa a fare due soldi? Non è tagliato. Figlio di un doppio cane. No, vieni qui. Palle. Vieni qui. Ok. Obbedisci. Sperando che adesso non ci caschi anche questo dentro. Tagliato. Oh, perfetto. Tu non servi più. Se riusciamo a non far danni. Piglia. Piglia. Non piglia. Piglia, ho detto. Va. Vabbè. Fa uguale, almeno questa l'abbiamo risolta. Però abbiamo riuscito a togliere sto rene. Esci, rene. Preso? No. Perché mi fai questo, rene? Ok, proviamo tecnica della mano a palettina. Così. Un consiglio dal buon EA che non ci ha mai giocato a sto gioco, però... l'abbiamo sentito l'altro giorno, Ha detto, prova così. Magari funziona. A quanto pare non funziona un accidente di niente. Però... bene, risolviamo a sistemi un po' più drastici. Vediamo un po'. Tu! Vola, vola, vola. Vediamo un po' se con questo riusciamo a scalzare sto rene che mi sta facendo venire già il nervo. Oh, ok, forse è fatta. Tanto abbiamo mezzo sventrato questo tizio, però noi diciamo che l'abbiamo trovato così, vero? Sì, sì. Era già così di suo, io non ho fatto niente. Preso? No. Qui rene, 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 qui rene. Giri, 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 giri. Ah, lo sapevo. No, mala sorte. Vieni qui. Perché mi fai questo, rene? Io ti voglio bene. Vieni. Oh, rene, rene, io ti voglio tanto bene, ti voglio tanto amore. Vieni. Brutta bestia maledetta, vieni qui. Proviamo ancora col dito. Okay, vediamo di furrugiare un altro po'. Ok, esci. Ma se provassimo da sopra invece? Così. Tanto c'è quel pezzo d'osso lì che è una rottura di... Ce l'ho fatta? No. No. Abbiamo quel mignolo. Esh. Stupido rene. Esh. Riuscendo a spostare tutto tranne... questo stramaledettissimo... Ah! Dio grazie. Vieni. Ok, facciamo finta che noi il rene l'abbiamo levato. Diremo che questa aveva tre reni. Ma come mica una volta aveva tre reni? Che belli questi. Dunque. Ok, aggiungere una manciata di reni e girare forte. No, 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 non cadere! Ah, ok.
uno qui. Sto odiando Reni. Posto tuo. Mente no, ma è una gioia. Tanto cerchiamo di non far crepare questo dissanguato ora che l'operazione è quasi riuscita. Magari se riusciamo anche a non pungerci con sta schifezza di siringa verde che non è apposta. Ecco. Questa me la son chiamata, è colpa mia, sono un imbecille. Giusto. Appena appena. Ah, ok, bene. Vieni qui. Ops. E adesso. Aspetta, vediamo, ci dovrebbe essere un'altra siringa. Vediamo se riusciamo a farci passare la botta. Vai, pungiti. Pungiti! Dai, frate, pungiti! Oh, quando ti vuoi... Oh, finalmente. Diciamo, recuperiamo questo accidente. Così, piano piano. Piano piano. Era funesta. No! No, no, non stai andando a fare danno. Presa? Ok, perfetto. Tanto non sangue. Dove è al tuo posto? Dove è al tuo posto? Non ci va. Dai, è fatta oramai. Vai al tuo posto, maledetto. Ti odio. Secondo me è colpa di quelle ossa del... Cacchio. E vai! Gran colpo di Reni, sempre una D. E vabbè, pace. Bon. Anche questa è fatta. È stata una fatica e un parto, però ci siamo riusciti. Siamo riusciti anche a salvare un rene per venderlo poi agli amici nostri, ma non ditelo in giro. E niente, per oggi la chiudiamo qui. Grazie ancora per averci seguito. Se vi è piaciuto commentate, mettete mi piace, quello che volete fare. Se non vi è piaciuto non commentate, capita. E niente, ci vediamo qui per la prossima puntata, si spera, se Dio vuole. Grazie ancora per averci seguito e ciao a tutti sempre dal vostro Piff Mage. Ciao!